Canalizzazione del 20 aprile 2012, dal titolo Desiderate veramente servire la luce? In quest'epoca ciascuno di voi vive la propria sofferenza, ma in che modo la gestite? In modo molto difficile, perché non la capite del tutto, voi la subite. Ognuno la subisce a modo suo, in funzione della propria evoluzione e della propria capacità di accettare il cambiamento. Per voi esseri umani non è facile accettare i cambiamenti che vi si presentano, perché un cambiamento è sempre doloroso. Una nascita o una rinascita sono sempre molto difficili. Ora vi chiediamo di uscire dal vostro bozzolo. Per anni siete stati un piccolo bruco. Ora questo piccolo bruco chiede solo una cosa: di poter crescere. Ma come può crescere se rimane chiuso in un bozzolo? Se rimane chiuso nella prigione in cui lo avete confinato? Ognuno di voi vuole spiccare il volo come una farfalla, ma siete veramente capaci di spiccare il volo, di andare verso l'altro e dire con amore: ti accetto completamente così come sei. Ma non dovete dirlo mentalmente, perché se glielo dite con la vostra mente, significa che non avete capito nulla e il problema che avete con lui non sarà mai risolto. Basta così poco per capire chi siete. Un giorno, una mattina o forse domani, vi alzerete e direte: ma alla fine era così semplice ed io ho complicato tutto. Mi sono scontrato con questo o con quella persona e non ne valeva proprio la pena. Inoltre, a voi stessi direte: da questa dualità è uscita una sofferenza, quindi ora che mi sto svegliando non deve più esistere alcuna sofferenza, non deve più esistere nessuna dualità. Ora io sono colui che è, io sono questa forza gigantesca, questa luce, questo amore, e ora tutto questo lo trovo davvero dentro di me. Riuscirete a dirlo? Non vi creerà un po' di paura, perché perderete un po' della vostra personalità umana? Questo risveglio ad uno stato diverso di coscienza vi permetterà veramente di realizzarvi? Siete in grado di lasciare i vostri bagagli? Di lasciare tutto il vostro vissuto, tutte le vostre sofferenze, tutte le vostre paure? Siete in grado di dire: oggi mi offro alla luce. Oggi servo la luce, oggi servo i miei fratelli e le mie sorelle.
se riuscite a dirlo, siate certi che tutti voi vivrete i momenti più felici della vostra vita. E perché? Perché non sarete più rinchiusi nella vostra personalità umana. Perché avrete capito che la liberazione è questa. Vogliamo anche dirvi che al momento del risveglio non sarete soli. Noi saremo sempre più presenti al vostro fianco. Dovete saperlo perché percepirete la nostra presenza. Naturalmente non possiamo fare il lavoro al vostro posto. Possiamo solo mostrarvi il cammino che illumineremo. Soprattutto vi mostreremo e vi faremo percepire quello che dovrete veramente manifestare, cioè quell'immenso potere che c'è dentro di voi. Allora non giocate più a fare i bambini. Non tormentatevi più da ciò per cui non vale veramente la pena, perché perdete la vostra energia, perdete il vostro potere creativo, perdete il vostro tempo e anche la capacità di aiutare davvero la luce. Siete tutti molto diversi, perché ognuno ha le proprie credenze, ognuno ha i propri sentimenti, ognuno ha il proprio modo di amare, ognuno ha il proprio modo di capire, ognuno ha il proprio modo di reagire di fronte a questa o a quella situazione, e tutto questo è umano. Quindi invece di lamentarvi, perché tutti voi vi lamentate per un motivo o per l'altro, cercate di capire meglio che in voi c'è la gioia, che in voi c'è la forza, che in voi c'è la saggezza, che in voi c'è l'amore. L'amore. Ne abbiamo parlato così tanto e per così tanto tempo. Ma lo conoscete? Anche il nostro canale si è fatta molte domande sull'amore e comincia poco alla volta a conoscerlo, ma non è affatto l'amore che si immaginava. L'amore è andare verso l'altro, accarezzargli il viso e fare il massimo per renderlo felice. L'amore è capire l'altro e amarlo quanto più possibile, ovviamente senza alcun giudizio. Quindi l'amore è cercare di dare tutte quelle piccole cose che avete a disposizione. Non cercate di dare quello che non è alla vostra portata. Quando parlate d'amore, ai vostri occhi appare come qualcosa di immenso che per voi è completamente inaccessibile. L'amore è lo sguardo che portate sull'altro, uno sguardo pieno di gioia e pieno di vita. Vogliamo aggiungere qualche parola sulla vita. Siamo sicuri che molti di voi non amano la vita. Voi non amate la vostra vita così com'è, la vorreste diversa. Eppure, se poteste capire il dono che vi è stato fatto quando vi siete incarnati su questo mondo, se poteste capire quanto sia ricca la vita, ricca di insegnamenti, ricca d'amore, ricca di esperienze, ricca di scambi, ricca di creazioni, se poteste capire tutto questo, avreste un'idea diversa della vita. Oggi molti esseri umani sono in attesa, ma cosa stanno aspettando? Alcuni sono in attesa di catastrofi, altri sono in attesa del grande cambiamento di coscienza che permetterà all'umanità di fare un grande salto affinché possa accedere ai suoi desideri più profondi e più cari. Ma quando vi aspettate qualcosa, bloccate la vostra evoluzione. E perché bloccate la vostra evoluzione? Semplicemente perché quando siete nell'aspettativa non siete attivi, ma siete passivi. Invece di aspettare e di sprecare il vostro tempo, accompagnate semplicemente la vostra vita. Amatela. Cercate di irradiare il più possibile la parte divina che c'è dentro di voi. Cercate di offrire le vostre qualità migliori a voi stessi, prima ancora di offrirle agli altri, perché gli esseri umani hanno una tale concezione della vita che dicono: se devo amare, non devo amare me, ma devo amare gli altri. Ma come potete amare gli altri se non siete davvero consapevoli di cosa sia l'amore per voi stessi? Se non riuscite a far fluire l'amore della vostra divinità, dell'essere spirituale di luce che siete, nella vostra densità, se non riuscite ad alimentare la vostra densità e la vostra anima con questo immenso amore,
cosa potete dare agli altri se non siete in grado di dare niente a voi stessi? Quello che abbiamo detto è stato chiaro? È stato ascoltato? È stato compreso? Perché avete detto che non amiamo la nostra vita? Perché purtroppo è vero, non amare la propria vita. Ecco un altro argomento che approfondiremo. Non amare la vostra vita significa non amare voi stessi. Non amare la vostra vita significa non essere felici nella vostra vita. Non stiamo parlando di non amare la vita al punto di togliersela. Intendiamo dire che amare la vita significa riempirla di gioia, riempirla d'amore, riempirla di tolleranza e di accettazione. Amare la vita è semplicemente essere felici. Voi amate davvero la vostra vita? A volte anche il nostro canale non amava la sua vita. E perché non amava la sua vita? Perché non riempiva la sua vita di gioia. Questo è causato dalla mancanza dell'altra parte di se stessi, la mancanza della propria totalità. Ognuno di voi vuole riempire la propria vita meglio che può, e questo va bene. Ma che lo vogliate oppure no, ciascuno di voi è attratto da quella parte invisibile, da quella parte che si trova nell'increato e che è l'altra parte di voi stessi. Non dite allora: sono infinitamente felice e amo la vita. Certo, in alcuni momenti siete felici e amate la vita. In altri momenti avete un desiderio così potente, così forte, per quella parte di voi stessi che si trova nell'increato, da avere un profondo senso di mancanza, non di tristezza, ma di mancanza. Presto ognuno di voi dovrà affrontare altre parti di se stesso. Questo significa che la vostra coscienza si sveglierà. Non ve ne accorgerete subito, ma ve ne accorgerete dai vostri comportamenti, dalle vostre riflessioni interiori, dall'accettazione dell'altro. Vi renderete conto che per amore sarete in grado di fare quello che oggi non siete capaci di fare. Un gesto semplice, un gesto gratuito, un gesto per rendere felice l'altro. Quando ve ne renderete conto direte: mi sono evoluto, sono cambiato. Quando vi renderete conto di questa evoluzione, di questo cambiamento, vi sentirete veramente felici. Potreste non accorgervene subito, perché prima che un essere umano possa rendersi conto di questi cambiamenti, a volte occorrono giorni, settimane o mesi. Tutto questo dipenderà dalla vostra capacità di accettare quello che siete, di accettare la differenza, di accettare la vostra trasformazione, di accettare l'immenso amore che fluirà sempre di più in voi e dipenderà anche dall'immenso amore della vostra parte divina che si trova nell'increato. Si aprirà un varco tra la vostra densità e la vostra parte spirituale e divina che si trova nell'increato. Questo varco si aprirà grazie a vostro Padre il Sole, grazie all'energia straordinaria che vi invia. Egli trasformerà ogni vita su questo mondo. Vi chiediamo solo questo: perché le antiche civiltà adoravano il sole? Perché donava la sua luce? Perché donava calore? Perché permetteva la vita sulla terra? Al di là di tutto questo, i grandi iniziati, ce ne sono stati in ogni epoca, erano in contatto con l'entità cristica, con l'entità solare. Con tale connessione avevano delle informazioni al di là di ciò che potete immaginare. Gli antichi sapevano che il sole evolve, che anche il sole viene alimentato con l'energia e con l'amore del sole centrale, che tutto nell'universo è in funzione del tutto. Voi non siete persone qualsiasi, fate veramente parte del tutto come esseri umani su questa terra, ma anche del tutto come vita in generale, come vita nell'universo, nel cosmo. Tutto evolve. Voi evolvete attraverso le vostre esperienze, evolvete attraverso le energie che ricevete, ma anche gli astri evolvono, ma non allo stesso modo. Per evolvere gli astri vengono alimentati dai soli delle galassie e da una sorgente infinita.
Tutto ciò non si può definire, perché non è possibile dare una definizione. Questa sorgente infinita dona amore e fa nascere tutti i soli, sia quello del vostro sistema solare che quello della vostra galassia, sia i soli di tutte le galassie, e così via. Quindi siamo tutti parte del tutto, siamo tutti uniti e collegati. Voi esseri umani siete alla fine della catena. Non siete alla fine dell'evoluzione, al contrario, voi siete il fermento. Le esperienze che vivete sulla Terra permettono alla sorgente di comprendere meglio la sua creazione. Ovviamente voi restituite le vostre esperienze alla vostra anima, la quale le restituirà al vostro divino, che a sua volta le restituirà ad altre divinità, in modo particolare alle gerarchie di luce, agli dei creatori, che poi le restituiranno alla sorgente. Vi facciamo una domanda. Volete davvero servire la luce? Desiderate veramente impegnarvi per avere un potere spirituale che non solo vi aiuterà, ma che aiuterà anche tutto quello che sta accadendo attualmente nel vostro mondo? Aggiungiamo questo. Cercate di far uscire il meglio di voi stessi. Non amate con la mente. Non amate per soddisfare voi stessi dicendo ti amo. Amate veramente con il vostro cuore. La mente falsa sempre un po' il concetto dell'amore. Quindi come si fa ad amare con il cuore? Più evolverete e meno opinioni sgarbate avrete, non diciamo giudizi. Più accetterete voi stessi e gli altri, più capirete che cos'è veramente l'amore. A quel punto, dal vostro cuore e dalla vostra coscienza spirituale emanerà una tale forza che influirà su ciascuno di voi a livello della sua salute, a livello della sua evoluzione spirituale. E quando cercherete di aiutare gli altri, a seguito del lavoro interiore che avrete realizzato, l'aiuto che potrete dare sarà veramente molto efficace. Vecchio messaggio dal titolo Sollecitare la nostra anima e la nostra parte divina. Per voi esseri umani, l'anima è inconsistente, invisibile. Non riuscite né a sapere né a capire cosa possa rappresentare. Vi diremo questo. L'anima è la somma di tutte le esperienze che avete vissuto da quando siete scesi nella materia. La vostra anima è quella parte di energia vitale che vi dà la possibilità di vivere in un corpo materiale come esseri umani. L'anima pervade tutto il vostro corpo fisico e può anche concentrarsi in una piccola parte del vostro corpo. Può anche espandersi nei vostri corpi di luce, nei vostri corpi di energia. Quindi più solleciterete la vostra anima, meglio la capirete e la percepirete. L'anima non è qualcosa che non esiste. La vostra anima siete voi, così come il vostro divino. Solo che voi siete nella densità, siete nella materia, mentre la vostra anima e il vostro divino si trovano nell'increato, si trovano nei mondi di energia. Quindi più cercherete di unirvi con quest'altra parte di voi stessi e più eleverete la frequenza vibratoria del vostro corpo, creando così la fusione con ciò che siete. Di fatto, quello che dovete chiedere alla vostra anima, così come al vostro divino, è semplicemente di aiutarvi, di mostrarvi il cammino di luce che vi conduce al vostro divino e alla vostra anima, dicendo loro: «Io sono la tua manifestazione, quindi tu, mio divino, e tu, mia anima, voi che avete molte più capacità di me, che sono una piccola coscienza umana. Aiutatemi. Aiutatemi nella mia incarnazione e nelle mie esperienze. Invece di lavorare separati, uniamoci affinché le esperienze nella materia siano vantaggiose per tutti e tre. Per me in quanto piccola coscienza umana,
per te in quanto anima che verrà impregnata da ciò che la parte di materia imparerà e sperimenterà, e per te, mio divino, che riceverai l'essenza di tutto quello che io, parte umana, ho sperimentato e trasmesso alla mia anima, che a sua volta te lo trasmetterà. Invece di percepirvi separati, percepitevi uniti, percepite il cammino di luce o lo stretto passaggio nel quale vi ritroverete sempre più spesso con ciò che siete come essere umano, come coscienza umana, anima e divinità. Perché parliamo di questo? Perché quando sarete nelle dimensioni di luce, nel nuovo mondo che vi attende, non ci sarà più separazione. Il passaggio sarà costantemente aperto. È necessario quindi che cominciate a familiarizzare, a non mettere più da un lato quello che appartiene all'increato, ma che siete sempre voi, e dall'altro lato quello che appartiene alla materia, cioè quello che vedete di voi stessi. Queste parti bisogna unirle, potete farlo sempre più spesso, perché la vostra frequenza vibratoria si sta elevando, perché la vostra coscienza si risveglia e i fitti veli che oscuravano la coscienza tendono a scostarsi. È importante che prendiate veramente coscienza della vostra dimensione e della vostra realtà. Dovete essere consapevoli del vostro potere, anche come coscienza umana, come essere umano, poiché la vostra parte divina è onnipotente, perché può creare. La vostra parte umana non è separata. Le sue altre due realtà le sono semplicemente nascoste, ma dal momento in cui aprite questo stretto passaggio, tutto il potere che c'è in voi e che dimora nella vostra anima, ma soprattutto nella vostra parte divina, può manifestarsi attraverso il pensiero umano e creare miracoli in voi, in particolare per quanto riguarda i problemi di salute del vostro corpo fisico. Ogni giorno, per qualche istante, chiedete alla vostra parte divina di prendersi cura del vostro corpo fisico, di rigenerarlo, di renderlo armonioso, di dargli tutta la forza e l'energia che gli sono necessari per il suo perfetto funzionamento. Ditele che anche la parte umana fa parte di lei e che aiutandovi lei stessa ne trarrà beneficio. Durante le vostre meditazioni, collegatevi sempre più spesso alle altre due parti di voi stessi. Vedrete che nella vostra vita si compiranno dei piccoli miracoli uno dopo l'altro. Sarete talmente felici che non avrete nemmeno più un solo pensiero disarmonico nei confronti del vostro corpo fisico. Se visualizzate il prolungamento della vostra divinità nella densità, se lo visualizzate perfetto, non potrà che essere perfetto, perché nel vostro sé divino tutto è perfetto. Anche nella vostra anima tutto è perfetto, ma a volte resta l'impregnazione di esperienze difficili vissute nella densità. Considerate che l'anima è un computer. Tutto viene memorizzato in lei. In seguito essa fa una sintesi di tutte le esperienze. Quando si è sufficientemente evoluta, quando ha fatto numerose esperienze nella materia, essa può liberarsi da tutto ciò che è stato sofferenza, paura e dubbio, affinché non sia sovraccaricata di energie inferiori. Le anime che sono all'inizio del loro percorso evolutivo non sono abbastanza forti. Tutto viene memorizzato, il buono come il meno buono, il facile come il difficile, l'amore come la paura e la sofferenza. L'anima non distingue tra ciò che deve conservare e quello che deve trascendere. Man mano che le esperienze proseguono, l'anima giunge a capire ciò che può ripulire, ma per fare questo la coscienza umana deve essere d'accordo con essa per poter ripulire tutto. Diciamo semplicemente questo. Alcuni esseri umani vivono continuamente con le loro sofferenze. Essendo la sofferenza un'energia, essa è impressa nell'anima. Come volete che l'anima possa liberarsene, possa trascenderla, se viene continuamente alimentata con questa sofferenza? Quindi non alimentate ciò che non vi appartiene più.
Liberatevi da tutto ciò che non è più di alcuna utilità e proiettatevi il più spesso possibile verso il mondo nel quale vorreste vivere. Vedrete che il mondo nel quale volete vivere si manifesterà sempre di più nel vostro mondo attuale. Vale a dire che più penserete alla salute perfetta, più penserete all'armonia, alla gioia, alla serenità, alla bontà, alla fratellanza e all'amore, più tutto ciò metterà radici in voi e lo manifesterete. È in questo modo che avvengono le cose. Il vostro pensiero, diventando sempre più creativo e sempre più potente, si metterà al servizio di ciò che penserete, cioè restituirà nel vostro corpo e nella vostra vita quello che avrete creato con il pensiero. Secondo messaggio dal titolo Alti e Bassi. Dentro di voi vivrete momenti sempre più intensi. A volte vi chiedete: ma come si fa a risalire la china quando tocchiamo il fondo? Quando a volte toccate il fondo, c'è un motivo, perché è proprio quando toccate il fondo che risalite verso la luce. Quindi, prima di tutto, dovete chiedervi come mai vi trovate in quella situazione. A volte ricevete qualche risposta, a volte non c'è nessuna risposta, oppure ve ne sono diverse. Aggiungiamo che per alzare la vostra frequenza vibratoria dovete amare prima di tutto voi stessi. Dovete inoltre cercare di controllare i vostri pensieri. Ogni pensiero non caritatevole per voi stessi, per qualche situazione o per coloro che vi circondano, abbassa automaticamente questa frequenza e voi non ve ne rendete conto. Dovete anche essere consapevoli di ciò che siete come esseri umani. È necessario che siate consapevoli che il vostro veicolo di manifestazione, qualunque aspetto possa avere, è il tempio della vostra anima e della vostra divinità. Dovete sapere che anche l'armonia ha una sua importanza. Dovete cercare di essere il meglio, sia dentro che fuori di voi, per onorare la vita, per onorare Dio o la sorgente che è in ogni cosa, per onorare sia ciò che vi circonda, sia voi stessi. Per elevare la vostra frequenza vibratoria, è fondamentale che amiate voi stessi, e potete amarvi anche se non avete l'aspetto fisico che vorreste avere, ma che non ha alcuna importanza. L'importante è sapere che chiunque voi siate, il vostro corpo è il tempio della vostra divinità e della vostra anima. Percepirete sempre di più ciò che siete realmente. Tutto questo si manifesterà a tratti. Vi amerete e direte a voi stessi: oggi mi trovo bella, mi amo e con questo amore che provo per me rendo omaggio alla vita. A quel punto la vostra frequenza vibratoria salirà. Più siete in armonia con voi stessi e con tutto ciò che vi circonda, più elevate la vostra frequenza vibratoria. Ma se per esempio un'ora dopo un lavoro d'amore che avete compiuto su voi stessi vi trattate male, o contestate una situazione, o avete un conflitto con persone che vi circondano, questo lavoro viene totalmente annullato. Potete aumentare le vostre vibrazioni molto facilmente, ma potete anche abbassarle rapidamente. Quindi vi chiediamo, soprattutto in questo periodo, di fare molta attenzione ai vostri pensieri, ai vostri comportamenti e ai vostri sentimenti. Qualsiasi essere umano è ammirevole, perché al di là della sua apparenza, al di là di ciò che i vostri occhi possono mostrarvi di lui, egli è divino, è un essere di luce. Anche se ora non percepite la loro luce, giungerà un momento in cui percepirete l'aura dei vostri fratelli, in cui percepirete la luce che li circonda. Tuttavia, questo momento giungerà solo quando l'oscurità della vostra coscienza sarà molto meno forte e quando sarà maggiormente illuminata dalla luce. Quando parliamo di oscurità della coscienza, parliamo del velo che la oscura e che non vi permette di riconoscere chi siete. L'oscurità della coscienza sarà illuminata sempre di più, sarà assorbita dalla luce emanata dal vostro divino e dalla vostra anima.
Voi permetterete l'accesso di questa luce grazie al vostro comportamento, grazie all'amore che avrete per voi stessi. La vostra anima e la vostra coscienza umana potranno comunicare, incontrarsi e in qualche modo fondersi. Per ora c'è ancora una porta da superare, ma basta poco per varcare questa soglia. Le notevoli energie che riceverete e che cominciate a ricevere dall'universo, da vostro padre il Sole, da tutte le sfere del vostro sistema solare e da vostra madre Terra, accelereranno la vostra liberazione, la vostra trasformazione. Quando parliamo della vostra liberazione, intendiamo dire che non sarete più nella prigione dell'oblio. Per il momento avete dimenticato chi siete stati, avete dimenticato chi siete realmente, e questo per voi sarà sempre più pesante, sempre più difficile da sopportare, perché una parte di voi vorrà davvero raggiungere la sua anima e il suo divino. La coscienza che si sta svegliando in voi vorrà fondersi sempre di più con la vostra vera realtà. Per alcuni questo corrisponderà temporaneamente ad una curiosità, quella di sapere chi sono stati, cosa sono stati, chi sono veramente, ma questo durerà per brevissimo tempo. Dal momento in cui la vostra coscienza sarà illuminata, non ci sarà più alcuna curiosità, perché voi saprete, riconoscerete e integrerete. E questo è molto importante. Messaggio dal titolo La grande importanza del rispetto. Vogliamo parlarvi del rispetto perché riteniamo che il rispetto e l'amore sono le cose più importanti che dovete acquisire. Sul vostro mondo ci sono diversi livelli di coscienza. Ci sono persone totalmente manipolate, inconsapevolmente del resto, e che purtroppo servono l'ombra, purtroppo per loro e per voi. Ci sono persone che non si sono ancora sufficientemente svegliate e che vedono le cose solo in base alle loro emozioni, quindi hanno una visione d'insieme che passa unicamente attraverso le loro emozioni. Ci sono persone che non hanno ancora un'idea di rispetto totale. Senza il rispetto totale è evidente che non può esistere la pace su questo mondo. Non stiamo dicendo che c'è un particolare tipo di gente senza rispetto. Diciamo semplicemente questo. Aprite i vostri occhi e le vostre orecchie. Noi siamo per la pace sul vostro mondo e per questo lavoriamo più di quanto pensiate. Tuttavia vi chiediamo di non guardare il vostro mondo solo sulla porta di casa vostra. Bisogna uscire e guardare il mondo a 360 gradi. Per avere una visione molto più accurata delle cose. Ognuno di voi ha la propria visione del mondo che lo circonda. Voi avete la giusta visione? La visione che avete oggi del vostro mondo potrà cambiare con la vostra evoluzione. La cosa più importante da concepire è il rispetto del modo di vivere, il rispetto del modo di pensare, il rispetto del modo di amare, il rispetto di concepire la propria vita attraverso la vita degli altri. È necessario rispettare voi stessi prima ancora di poter realmente rispettare tutto ciò che vi circonda. Il giorno in cui gli esseri umani avranno compreso ciò che è realmente la fratellanza, avranno compreso che cos'è il rispetto. Per noi non importa il colore della pelle. Non importa la cultura o la religione, se le persone si rispettano e rispettano gli altri. Attualmente sul vostro mondo non c'è più rispetto. Gli esseri umani litigano fra di loro perché tutti vogliono avere ragione. Avete ragione sulle vostre affermazioni? Sulle vostre opinioni? Sul vostro modo di vedere la vita? Di vedere gli altri? Coloro che lavorano con amore e nel rispetto, anche senza impegnarsi in azioni umanitarie, in un'associazione o in un'altra, possono raggiungere risultati molto importanti.
l'azione giusta porta a dei risultati. Pensare in modo giusto porta a dei risultati. Il pensiero d'amore o la preghiera porta a dei risultati. Vi chiediamo di essere obiettivi. Voi non vi rendete conto di quanto vivete in un mondo falso, in un mondo di immense manipolazioni, dove l'essere umano è un misero schiavo. Non ve ne rendete conto perché non avete rispetto gli uni per gli altri. E poiché siete facilmente manipolabili, il vostro modo di comprendere la vita è oscurato. Quindi siate nel rispetto. Per noi, vostri fratelli galattici, sarebbe facile mettere d'accordo tutti gli uomini della Terra, affinché non ci siano più guerre. Tuttavia, a cosa servirebbe se nel cuore degli uomini manca il rispetto per l'altro? Le guerre non cesseranno mai finché non avrete acquisito il rispetto per voi stessi e il rispetto per gli altri. Vogliamo spiegarvi solo questo. Una civiltà può esistere e può vivere solo nella fratellanza. Tutti gli esseri umani sono abitanti del pianeta Terra, quindi non potrà mai esistere una reale civiltà senza questo rispetto che è alla base di ogni civiltà. Noi verremo da voi quando sarete nel rispetto. È lodevole amare coloro che soffrono e aiutarli, ma li state aiutando davvero? Chiedetevelo. È così che li aiutate, cacciandoli via? Tutte queste persone hanno le proprie convinzioni e il proprio modo di vedere la vita. Bisogna aiutarle il più possibile. Non bisogna avere su di loro un giudizio radicale, ma bisogna semplicemente spiegare loro che cos'è il rispetto. Potremmo dirvi così tante cose riguardo alla vostra civiltà. Potremmo dirvi così tante cose riguardo ai vostri comportamenti. Ma finché non avrete compreso e acquisito il rispetto, tutto ciò che potremmo dirvi passerebbe attraverso il vostro stesso velo e attraverso le vostre convinzioni, che del resto difendete con accanimento. Se domani, invece di parlare di fratellanza, cominciaste a parlare di rispetto, allora tutti gli esseri umani potrebbero prendersi per mano e dire: «Tu sei mio fratello. Tu sei mio fratello perché ti rispetto e perché so che anche tu mi rispetti. Tu sei mio fratello perché non vuoi impormi la tua legge. Tu sei mio fratello perché accetti ciò che sono io. E io ti rispetto. E siccome ti rispetto, ti amo in modo totalmente fraterno e incondizionato. Figli della Terra, è questo quello che dovete imparare. Naturalmente ciò che diciamo è un po' difficile da ascoltare, ma dobbiamo pur svegliarvi. Dobbiamo svegliarvi per evitare che vi nascondino la realtà della vita. Naturalmente ognuno vivrà e vedrà la vita in funzione di ciò che è, in funzione della sua sensibilità e in funzione dell'amore che c'è in lui. Diciamo ancora questo. Abbiamo un immenso amore per voi. Per questo motivo potremmo fare in modo che gli uomini smettano di distruggersi. Tuttavia non lo facciamo. State pensando che non abbiamo amore per voi? Noi vediamo solo l'evoluzione dell'uomo. Vediamo semplicemente il cambiamento radicale delle civiltà. Vediamo semplicemente l'uomo che vaga, un po' perso, in ogni direzione, perché non ha ancora trovato la sua strada. Vediamo gli uomini spaventati, vediamo gli uomini terrorizzati, vediamo gli uomini manipolati. Cosa possiamo fare noi? Semplicemente inviare amore e aspettare. Aspettare che gli uomini si rendano conto di ciò che sono grazie all'aiuto che offriamo loro, grazie all'aiuto del nostro amore e anche grazie all'aiuto delle considerevoli energie che stanno inondando questo mondo. Secondo vecchio messaggio dal titolo «L'ignoranza crea la sofferenza, la dualità e le guerre». Da un certo punto di vista, quello che accade sulla Terra ci rattrista, ma è una tristezza diversa da quella vissuta dagli esseri umani nella materia. Quello che ci rattrista
è l'ignoranza di ciò che siete, l'ignoranza che crea quelle situazioni tanto difficili che dovete vivere. È l'ignoranza che crea la sofferenza. È l'ignoranza che crea la dualità. È l'ignoranza che crea le guerre. Se foste consapevoli della vostra realtà, il vostro desiderio sarebbe solo quello di servire la luce con fratellanza, amore e pace. E voi potreste dirci: noi vogliamo che sia così, ma a coloro che creano le guerre sono gli esseri della luce oscura. Risponderemo così: certo, ma voi siete padroni di voi stessi. Siete perfettamente in grado di dire no. Siete in grado di non lasciarvi manipolare. Le attuali manipolazioni sono molto sottili, estremamente insidiose. Tuttavia, vi diremo ancora questo. Qualunque cosa possiate ascoltare di insidioso sulla tecnologia, sull'alimentazione, a riguardo di qualsiasi manipolazione, se siete centrati su voi stessi, se siete consapevoli del vostro potere interiore e di quello che siete in quanto particella di Dio incarnata nella materia, nulla vi raggiungerà, nulla vi colpirà, perché avrete una frequenza vibratoria diversa che non sarà più in sintonia con nessuna manipolazione tecnica o tecnologica, né con nessuna manipolazione del pensiero o del potere. Non sarete più in sintonia vibratoria con nessuna di queste frequenze. Molti di voi non sono raggiunti da quella che chiamate tecnologia o dal potere di certe energie perché vi rifiutate, perché avete la certezza che tutto ciò non fa per voi e che comunque sia tutto questo non potrà danneggiarvi. Anche se alcuni di voi assumono cibi dannosi al proprio corpo, potranno trasformarli, sublimarli, e questa alimentazione non avrà alcun effetto dannoso. Avete iniziato il vostro cammino ascensionale, non siete già più nella terza dimensione. La vostra coscienza e le vostre vibrazioni sono sempre più nella quarta dimensione e vi state preparando alla quinta. Avete un piede in una dimensione e un piede nell'altra e vi sposterete sempre da una parte all'altra fino a quando avrete entrambi i piedi nella dimensione superiore. Vi state preparando alla vostra trasformazione, alla vostra ascensione. Il lavoro che vi viene chiesto è notevole. Il lavoro più importante che vi viene chiesto è quello di lasciare il vostro passato dov'è. Esso è stato vissuto e non esiste più. Vi viene chiesto di lavorare sull'attimo presente, sulla consapevolezza di tutto quello che dovete fare nel momento presente. La vostra coscienza si espanderà e avrete molto più tempo per essere creativi nel momento presente. La vostra coscienza è relativamente limitata. Nel momento in cui vi sarete liberati del vostro passato e del vostro futuro, la vostra coscienza si espanderà affinché possiate vivere interamente, pienamente e consapevolmente il momento presente. Questo non impedirà alla coscienza di viaggiare nel passato e nel futuro. L'importante è che possiate trarre vantaggio da tutto ciò che avrete potuto ottenere dal vostro passato e dal vostro futuro, per far sì che il vostro presente sia il migliore possibile. Se volete realmente accelerare il vostro processo evolutivo, se volete realmente prepararvi alla transizione, dovete lasciare andare tutto ciò che avete vissuto. Non date troppa importanza a quello che non avete ancora vissuto, perché non sapete come sarà il vostro futuro. Più futuri possibili si presentano a voi. Lavorate su ciò che siete al momento. Lavorate sull'amore in voi. Ogni mattina sappiate che questo amore e questa luce devono risplendere dal più profondo di voi stessi verso l'esterno. Parlate il più spesso possibile all'essere divino in voi, a questa parte divina che dimora in voi. Ditegli che lo riconoscete, che l'amate. Chiedete che vi aiuti nella gestione della vostra vita quotidiana, che vi aiuti a controllare i vostri pensieri, le vostre parole, i vostri sentimenti e le vostre emozioni.
ditegli di irradiare costantemente la sua luce e il suo amore, di inondare il vostro corpo fisico, di rigenerarlo, di renderlo armonico. Parlategli. Più gli parlerete, più lui si manifesterà a voi. Questo è molto importante. Parlate a voi stessi mentalmente, sapendo che state automaticamente parlando alla vostra vera realtà. Tuttavia, per la vostra evoluzione sarete aiutati moltissimo. Lo siete già e lo sarete sempre di più. Tutto ciò che vive su questo mondo avrà sempre più aiuto, perché la sorgente ha deciso così. Ha deciso così perché tutto deve salire di uno o due livelli evolutivi. A quel punto la sorgente aiuterà, ma ha già iniziato a farlo. Vi propongo tre vecchi messaggi sul silenzio. Il primo si intitola Imparare il silenzio. Vorremmo che lavoraste molto più sul silenzio che sulle parole. Lavorare sul silenzio potrà sembrarvi strano, ma anche il silenzio è molto importante. È nel silenzio che sentirete la vostra voce interiore, il vostro sé divino che è costantemente collegato a noi, vostri fratelli di luce. È nel silenzio che ci sentirete, è nel silenzio che ci percepirete. Di certo la parola veicola un messaggio, veicola un'energia, ma il silenzio veicola molto di più perché veicola la realtà. Perché vi parliamo del silenzio? Semplicemente perché è necessario che impariate anche il silenzio, come imparate la musica, l'arte, come imparate a guidare un'auto, a mangiare, a camminare e così via. Anche il silenzio si impara, e si impara soprattutto nella vostra mente, per poterla calmare. Quando avrete iniziato ad integrare questo silenzio, vi renderete conto di quanto sia popolato questo silenzio. Esso è pieno di suoni di cui non avete nessuna idea. È pieno di energie d'amore profondo che non potevate percepire. Questo silenzio è pieno di vita, della vostra vita e della nostra vita. A noi piacerebbe comunicare con voi in questo silenzio. Perché vi chiediamo soprattutto di praticare il silenzio? Perché sul vostro mondo stanno accadendo molte cose importanti. Ci sono nuovi condotti spazio-temporali, nuovi portali che si stanno aprendo. Cercate di capire il modo in cui i piani si compenetrano. Essi sono separati solo da sottili membrane e in esse talvolta si formano quelli che comunemente chiamiamo passaggi. Attualmente sul vostro mondo, per riattivare e attivare ulteriormente la transizione di tutto ciò che vive, questi passaggi, che sono dei portali, si stanno aprendo notevolmente e si attivano affinché l'energia d'amore cosmico possa aiutare la trasformazione del piano in cui vi trovate. Meditate sul silenzio affinché possiate sentire la vita dentro di voi, a livello di energie, a livello di suoni e anche a livello di colori. Quando farete silenzio, noi vi saremo accanto e vi daremo la possibilità di accedere a questa nuova dimensione di voi stessi, che è la dimensione del silenzio, la dimensione che vi permette di accedere alla vita. Secondo messaggio dal titolo Ascoltare il silenzio. Dovete imparare ad ascoltare questo meraviglioso silenzio. Dovete imparare ad ascoltare tutti i suoni, tutte le armonie, tutte le vibrazioni che emanano da questo silenzio. Dovete imparare ad ascoltare la vita, ad ascoltare le diverse energie che riversiamo in voi. Dovete imparare a vedere con la vostra anima, a sentire l'amore con il vostro cuore. Dovete imparare a raggiungerci nel silenzio, imparare che esso non esiste,
Dovete imparare che il silenzio è pieno di cose meravigliose, di immagini stupende, di bellissimi suoni, di energie che vi trasportano, che vi trasformano. Dovete imparare il vero silenzio, quello che dovete fare dentro di voi per sentire la vostra anima, quello che vi permette non solo di sentire il canto delle stelle, ma di sentire anche la nostra voce. Dovete inoltre viverlo e integrarlo. Questo silenzio non significa addormentarsi. Questo silenzio è vivo, è pieno di mille cose, è pieno di una grande vita, di mille colori, di mille suoni. Lavorate su questo silenzio. Lavorate con la vostra anima, dimenticando totalmente il funzionamento del vostro pensiero. Mettete totalmente a riposo la vostra mente e nel silenzio ascoltate dentro di voi tutto ciò che accade. Ascoltate intorno a voi e percepite, sentite. Il silenzio è pieno di mille suoni, il suono dei vostri stessi pensieri, il suono dei vostri stessi desideri. Il silenzio è pieno di gioia e di amore. È nel silenzio che accederete alla melodia delle stelle, al canto delle galassie. È nel silenzio che potete prendere coscienza del vostro universo, che potete ascoltare il messaggio di tutta la vita che c'è dentro di voi. È nel silenzio che nasce la sofferenza dell'anima, la sofferenza della mancanza d'amore o dell'incomprensione di questo amore. È nel silenzio che la luce del vostro divino vi apparirà, che il suo amore vi abbaglierà. Quanto è bello il silenzio! Non è mancanza di rumore o di parole, è sentire tutta la vita e sapere che tutto è amore. Imparate a praticare questo silenzio, anche in mezzo al rumore, perché il silenzio è gioia, il silenzio è pace, il silenzio è amore. Il vostro essere divino si manifesterà a voi nel silenzio, perché è tutto ciò che state cercando nell'esperienza della vita. Andategli incontro e unitevi a lui. Terzo messaggio dal titolo Silenzio interiore e guida. Come possiamo conoscere la nostra guida e comunicare con lei? Il miglior modo di conoscere la vostra guida è fare silenzio dentro di voi attraverso la meditazione e l'ascolto. Sarete stupiti di sentire un consiglio. Inizialmente penserete che questo consiglio giunga da voi stessi, ma più vi abituerete, più capirete che è vero che questo consiglio giunge da dentro o da fuori di voi, ma esso non fa parte della vostra personalità. Riconoscerete questo consiglio quando, dopo aver meditato e aver svuotato la vostra mente, senza che abbiate il tempo di riflettere, vi giungerà rapidamente la risposta ad una domanda posta mentalmente. Questa risposta potrà arrivare attraverso un simbolo, un'immagine che potrete percepire, attraverso un suono o tramite telepatia. Ponete la vostra domanda e aspettate. La risposta non arriverà la prima volta e neppure la seconda o la terza. Dovrete perseverare. Questo è un processo che riconoscerete dopo aver lavorato soprattutto sui vostri pensieri, soprattutto cercando di realizzare il vuoto mentale. Non potrete ricevere nulla se non mettete a tacere i vostri pensieri. Per questo vi diciamo che la meditazione, come la preghiera, è molto importante, perché dovrete vivere dei momenti molto difficili, di grande confusione. E sarà necessario che in quei momenti abbiate una guida personale. Potrete anche ricevere delle risposte nei vostri sogni, perché i sogni sono molto importanti e anch'essi sono delle guide per gli esseri umani. Soprattutto non abbiate fretta e non cercate di diventare dei canali solo perché è una moda del momento. Noi sappiamo che quando sarà il momento potrete entrare facilmente in contatto con la vostra guida personale. Vi sconsigliamo di recarvi da certe persone
che possono entrare in contatto con le vostre guide, perché in questo modo non evolverete. Dovete fare molta attenzione, poiché se queste persone non sono preparate, se non hanno raggiunto un certo livello di consapevolezza, anche se sono dei medium o dei canali, esse possono canalizzare i piani inferiori che li consiglieranno in modo negativo e che a volte si divertiranno alle loro spalle, ma soprattutto alle vostre. Siete voi a dover imparare a contattare la vostra guida. Se dovesse capitarvi di trovarvi da soli e vi servisse una guida, non avrete l'aiuto di nessuno. Dovete quindi imparare a cavarvela da soli, perché di fronte alle varie situazioni della vita vi accorgerete di quanto sia prezioso l'aiuto di una guida interiore. Vi assicuriamo che se lavorerete sufficientemente su voi stessi ci riuscirete, perché la guida è dentro ad ognuno di voi, ma dentro di voi c'è troppo rumore perché possiate sentirla. Imparate a esercitare la calma interiore, il silenzio interiore. Il silenzio esteriore è facile, ma il silenzio interiore è molto più difficile. Imparate a praticarlo, perché sarà utile per proseguire il vostro cammino in buone condizioni, sia attraverso i nostri consigli che attraverso un percorso religioso o filosofico. Il silenzio interiore è necessario per un buon approccio spirituale e per una buona evoluzione personale. Primo messaggio dal titolo Nulla succede per caso. Innanzitutto vogliamo dirvi che nulla succede per caso. Noi vi consigliamo, ma come bambini svogliati non volete capire, non volete avanzare, quando invece avete tutte le capacità per capire e per avanzare. Noi creiamo delle situazioni, facciamo in modo che ognuno di voi possa essere a volte maestro, a volte allievo. La cosa più importante su cui ognuno di voi deve lavorare è non solo sul vostro centro emozionale, ma anche e soprattutto sul vostro ego, sulla vostra personalità. Vogliamo parlarvi dell'amore vero, di cui non siete consapevoli. Quando sarete nell'amore vero, non giudicherete mai più nessuno, e anche la persona più malvagia, quella più crudele, vi apparirà meravigliosa. Nessuno dei vostri fratelli potrà più ferirvi con le sue parole, con le sue azioni, perché in lui vedrete solo la bellezza. Diciamo questo: non aspettatevi mai niente dagli altri, ma aspettatevi tutto da voi stessi. Siate uniti, perché in questa unità, in questa unione, c'è una grande forza che può essere proiettata sul mondo. Il vostro gruppo serve anche a questo. Se vi aspettate sempre qualcosa dagli altri, l'evoluzione si realizzerà molto più lentamente. Imparate a guardarvi in modo diverso, come se foste tutti uniti e non separati, come se l'altro fosse una parte di voi. Considerate che ogni persona, con il suo comportamento, con le sue parole che possono anche ferire, in realtà è un meraviglioso strumento per la vostra evoluzione. Una volta capito questo, non solo nessuno avrà potere su di voi, ma nessuno potrà ostacolarvi né farvi soffrire. Quando vi chiediamo certe cose, voi non riuscite a realizzarle perché la vostra coscienza non è ancora sufficientemente sveglia. Quindi abbiamo trovato più semplice il confronto umano, il confronto con la vita, affinché la vita vi apra gli occhi molto più velocemente, affinché vi faccia avanzare a grandi passi. Voi evolverete solo se capirete quello che vi accade, se capirete che i vostri fratelli vi stanno aiutando ad evolvere più velocemente, così come anche voi li aiutate nella loro evoluzione. Diciamo che quando iniziate un cammino di apertura verso un'altra coscienza,
è praticamente impossibile tornare indietro. Siete sempre spinti ad andare avanti. Anche se vi fermate sul ciglio della strada, la vostra anima vi sollecita a proseguire. A volte la vostra personalità, il vostro ego, il vostro orgoglio vi portano su un sentiero illusorio. Vegliate affinché questo falso sentiero non sia mai davanti a voi. Per questo dovete accettare di vedervi così come siete, ma ancor di più dovete accettare che anche gli altri vi vedano così come siete. Dovete accettare le critiche, dovete accettare ogni colpo, qualsiasi ferita, perché è questo ciò che vi fa crescere. Non solo dovete accettare tutto questo, ma dovete inviare molto amore a tutte le persone che potranno ferirvi. Saremmo così felici di farvi evolvere velocemente, ma per noi non è facile, perché correte sempre dietro ai vostri desideri, dicendo: voglio questo, voglio quello, voglio andare più in fretta. Ma questi desideri non sono sempre orientati nella giusta direzione. L'unico desiderio che può farvi avanzare è il desiderio costante di allentare la presa, di accettare, di affrontare le esperienze di ogni giorno, di accettare quello che gli altri potrebbero dire o pensare di voi. Nessuno può fare nulla contro di voi, solo voi potete distruggervi. Nessuno ha del potere su di voi, siete voi stessi che date potere agli altri per farvi del male. Vorremmo così tanto che poteste conoscere di più voi stessi, amarvi di più, apprezzarvi di più, ma è molto più facile amare gli altri che amare se stessi. Quando amerete veramente voi stessi, avrete l'impressione che il mondo intero vi ami, che non siete in alcun modo esclusi, che fate parte del mondo e degli esseri umani. Non vi offenderete più per certe parole o per certi atteggiamenti. Le parole offensive o negative non le sentirete più. Sarete sensibili solo alla bellezza, alla compassione, all'amore vero. Finché sarete sempre nella negazione, nel risentimento conscio o inconscio nei confronti di coloro che vi circondano e anche nei confronti di voi stessi, finché sarete sempre nell'illusione d'amore, finché vorrete dare una bella immagine di voi, ma che voi stessi non vedete, finché non avrete ancora intrapreso il vero cammino dell'amore, sarete semplicemente nell'amore umano. Più di ogni altra cosa, vorremmo che vi collegaste a noi nell'amore universale, in questo amore dove tutto è bello, in questo amore che non ha bisogno di nessuna espressione umana, in questo amore che si legge negli occhi, in questo amore che ognuno vuole raggiungere nel più profondo della propria anima. Figli della terra, per ora siamo ancora costretti a utilizzare la vibrazione delle parole affinché possa raggiungervi più velocemente e più facilmente. Ovviamente potremmo parlare alla vostra anima, ma per ora preferiamo agire sul vostro intelletto, sulla vostra mente. Il lavoro che facciamo sulla vostra anima è molto sottile e così potente che non ne siete ancora consapevoli. Dovete mettere in pratica la parola, in questo modo potrete comprenderla. Siate umili e nell'umiltà incontrerete la luce immensa. Siate umili e nell'umiltà incontrerete l'amore universale. Siate umili e nell'umiltà ci incontrerete. Ma soprattutto, non ingannatevi sull'umiltà. Non dovete far finta di essere umili, dando di voi un'immagine di persona saggia, perché a quel punto ingannate voi stessi. Dovete essere realmente umili, e non importa l'immagine che darete di voi stessi, siete voi a dover sapere chi siete veramente. Non importa se gli altri vedono le vostre debolezze e per questo vi giudicano, siete voi che dovete conoscere la vostra forza immensa. Non importa se gli altri giudicano la vostra apparente mancanza d'amore,
siete voi che dovete conoscere l'immenso amore che c'è dentro di voi. Non perdete più tempo rimuginando su ciò che gli altri vedono di voi. Ponete tutta la vostra attenzione su ciò che vedete di voi stessi. Secondo messaggio dal titolo Scuola di saggezza. Vi diremo cos'è realmente per noi una scuola di saggezza. Una scuola di saggezza che si rivolge unicamente alla mente o all'intelletto e che soddisfa l'ego mediante l'insegnamento di tecniche o con certe prestazioni, non è una vera scuola di saggezza. Quella che noi consideriamo come scuola di saggezza è una scuola che vi può realmente guidare sul cammino della trasformazione, non con ciò che potreste chiamare magia, ma con delle prese di coscienza, con un reale lavoro su voi stessi nel lasciarvi andare, nell'accettazione, nella conoscenza di sé, nella conoscenza di ciò che siete e di ciò che potete diventare grazie al vostro lavoro e al vostro amore. Riteniamo che in tutto ciò che abbiamo cercato di insegnarvi da moltissimi anni terrestri, avete tutto per avanzare, tutto per comprendere, avete tutto per trasformarvi e tutto per liberarvi dalle catene e dalle trappole della materia. Tuttavia, ci rendiamo conto che nella scuola di saggezza in cui siete in questo momento, scuola che abbiamo cercato di sostenere per molti anni, per voi non è sempre facile agire e comprendere. Non bisogna voler avanzare troppo velocemente. Non avanzerete con ciò che imparate mentalmente, come in alcune scuole che pretendono di essere della scuola di saggezza. E non avanzerete nemmeno utilizzando molte tecniche, perché anche se non ve ne rendete conto, esse soddisfano il vostro ego. E l'ego non vi farà mai evolvere spiritualmente. L'ego può colmare delle lacune, può dare l'impressione al neofita che sta avanzando, ma è un'illusione. L'ego è un'illusione per colui che cerca sul cammino. Tuttavia è uno strumento prezioso, perché permette all'essere umano di avanzare e di comprendere, a condizione però che non prenda il suo posto. Il vero ricercatore, il vero operatore di luce, il vero neofita, apprende realmente che cos'è la saggezza. Nel corso della sua vita cercherà di metterla in pratica nel suo comportamento, nel modo di gestire le proprie emozioni, nel modo di manifestare il suo amore, nella gioia che potrà esprimere, nella sua stessa serenità. Il vero ricercatore, il neofita che è in cammino, avanzerà passo dopo passo, ma con la consapevolezza delle proprie capacità e anche con la volontà di lavorare giorno dopo giorno al suo stesso perfezionamento. Il vero neofita lavorerà molto di più con il cervello del cuore, piuttosto che con la mente e con il cervello della testa. Tuttavia, bisogna che ci sia un accordo tra il cervello del cuore e quello della testa. Non bisogna analizzare troppo, ma per avere discernimento a volte è necessario analizzare con il cervello. Il neofita che è in cammino dovrà dimostrare coraggio, altruismo, comprensione, rispetto per se stesso e per gli altri. Il neofita che è in cammino dovrà comprendere, lavorare e trascendere le sue paure, poiché in lui possono esistere una gran quantità di paure che potrebbe non conoscere. Le paure sono talvolta molto subdole. Per tale motivo egli non sempre le riconosce. Tuttavia possono esistere e nutrirsi della sua stessa energia. Tali paure si alimentano anche perché lui stesso se le crea. Lui stesso le provoca. Il neofita che ha in cammino deve anche avere la capacità di mettersi in discussione, di comprendere se stesso. Noi vi offriamo delle basi solide. Siate certi che vi condurremo sempre, naturalmente a poco, verso la comprensione di ciò che siete. Se vi aprite sufficientemente, se avete sufficiente amore per voi stessi e per la vita,
riuscirete a realizzarvi. Cosa significa riuscire a realizzarsi? Naturalmente la perfezione non è nella materia, quindi voi riuscirete a realizzarvi a seconda di ciò che siete come anime e anche a seconda della vostra programmazione, in base al vostro passato e alle vostre vite precedenti. In questa esistenza, in questo periodo molto particolare, tutto sta accelerando e questo vi permette di capire e di avanzare in modo molto più importante di qualche anno fa. Il neofita in cammino, il ricercatore di saggezza e di luce, deve anche comprendere la differenza tra illusione e realtà, tra illusione spirituale e vera evoluzione spirituale, tra illusione d'amore e amore vero che egli può offrire senza aspettarsi niente in cambio, in modo gratuito, solo per amare. Il neofita che è in cammino deve anche superare alcune tentazioni, poiché nella materia vi sono sempre delle insidie e delle tentazioni. Chi è ben radicato non troverà insidie sulla sua strada. Egli comprenderà ancor prima che le tentazioni si presentino a lui. Queste tentazioni e queste insidie possono distruggere alcuni esseri umani. Anche per coloro che hanno appena iniziato un percorso spirituale, la tentazione è quella di fermarsi e di prendere un percorso di piacere, una strada completamente inadeguata con la vibrazione e con l'energia di gran parte dell'umanità. Questa è la tentazione delle gioie primitive. Diciamo primitive perché pensiamo che gli attuali piaceri degli esseri umani si collochino principalmente nel potere, nel denaro e talvolta nel sesso più sfrenato. Tali piaceri non faranno mai avanzare il neofita sul suo cammino, mentre saranno talvolta delle insidie che egli dovrà affrontare e sicuramente superare. Il neofita che è in cammino è talvolta impaziente. Vorrebbe avanzare più velocemente, imparare più velocemente, ma si stanca. Il vero cammino conduce alla realizzazione di voi stessi, alla conoscenza di voi stessi, e vi permette di accedere all'amore immenso contenuto nelle altre parti di voi stessi, quelle parti di luce che sono la vostra anima e la vostra parte divina. Il neofita in cammino dovrà gradualmente prendere coscienza di ciò che è al di là dell'essere umano. Dovrà prendere coscienza che prima di tutto lui stesso è la sua anima. Dovrà rendersi conto che al di là dell'umano e dell'anima esiste l'essere divino, l'essere di luce, quello che è stato su altri mondi e in altre circostanze con una coscienza diversa, con un amore diverso.